sappiamo cosa fare, iniziamo a grisarti, meglio lasciare così, teniamoci 400.000 euro. Quello che io non ho ancora sentito in questo momento è comprare il Politeama, ma per farne cosa? Comprare la società per ottenere finanziamenti, per fare cosa? Anche la legge Valtellina, quella del 91-92, abbiamo tutti i soldi, che cosa ne abbiamo fatto? Adesso chiedo a tutti voi, ma se ci fosse stato un rapinese con 6.000 emendamenti sulla legge Valtellina dicendo che le partite non servivano a niente, cosa avreste fatto? L'avreste ringraziato probabilmente oggi vedendo come andavano le cose? Quello che io dico è, sapete cosa fanno le fonti della società Politeama, che nulla a che vedere con Politeama. Io so che quello che ha fatto questa amministrazione con il suo amministratore, Toro, l'altro giorno ho visto delle feci umane, con tanto di fotografia, e le darò la fotografia e la persona che ha lì, nel secondo cancelletto una puzza grigia non passava più del materiale edile, perché qualche edile li usa. Lì vedo una società Politeama gestita da voi, dai vostri rappresentanti, che voi volete comprarla tutta chissà per cosa, che oltre a non curare, a oltre averla affidata a niente, e questo è sempre quello che ho lì, perché poi alla fine sono questi che vanno avanti, che gestiranno, niente rotto. No, se siete quelli, cosa hanno fatto? Hanno consentito di affidarlo a niente. L'hanno affidato a un cliente dello studio del Tono, e questo è un dato di fatto, trasparenza zero, bastava segnalarlo, questo è quello che volete farne una volta che avete tutto. Le finestre del Politeama nessuno le chiude da 3 anni e lo vuoi tutto, bravo! Così oltre ad avere una struttura che va nel cesso, abbiamo altri 400.000 euro che lo seguono a vuota, bravo, compralo! Detto questo è il mio modo di fare costruzionismo, questo è quello che io penso alla politica, e quando la guerra diventa dura io divento più duro, e se ci sarà bisogno di 1.600 emendamenti il regolamento me lo consente, saranno 3.200, perché io non voglio che quella società venga a comprare. Ne servono 9.010, la legge non consente, l'abbiamo già combattuto per questo, è già morta gente, abbiamo avuto la Costituzione e la tutte le leggi che ne seguono. Ho i regolamenti, il diritto che me lo consente, io ci credo e preferisco che vada in una delle 212 voci che ho indicato. Di conseguenza combatto. E se non basteranno i 212, e avviso l'Aula che ho presentato altri 212 emendamenti oggi, sono disposto a portare 7.000, perché quello che io voglio è che arrivi perfetto, che noi andiamo tutti a casa. Da qui non ne usciamo vivi, oppure, da consigliere, oppure, sono disposto a una trattativa politica per andarcene a casa. Io ritiro tutto, tutte le dimissioni stasera, le consigliamo al segretario generale, qui non c'è più niente, e penso che sia quello che vogliono i cittadini. Per quanto mi riguarda, quello che voi state facendo è l'ennesima fesseria, ed è come se mi dicessi adesso non accettate i fondi della legge Valtellina che consente le paratie. Che come gestire il Politeama l'avete già dimostrato, ed è già abbastanza chiaro la città. Sono contento che ci siano oppositori che adesso mi spiegheranno a questa idea del perché. Penso che siano più faccende personali, oppure rivalse politiche personali, ma che nulla, caro Iantorno, e ti sfido a prendere il microfono, abbia a che vedere con l'immobile Politeama, che nulla a che vedere con la società Politeama. Quindi se sono necessari altri emendamenti, ne ho consegnati, 112 sono in discussione e ne discuteremo perché il regolamento non lo consente e ne parleremo con la percentuale prima della fine. Un secondo ho finito. Grazie. Un secondo ho finito. Grazie, complimenti, ma mi sentirete parecchio in questi giorni. Consigliere Rapinè, grazie. Consigliere Coreggio, prego. Prego. Consigliere, prendiamo atto della volontà del consigliere Rapinese di fare costruzionismo con un numero determinato di emendamenti. Prendiamo atto del fatto che il consigliere Rapinese non ha paura di fare le battaglie, ma assicuro il consigliere Rapinese che chi come me viene da un partito che andava in piazza quando in piazza non ci si poteva andare, da un partito che ha avuto persone che sono morte per tenere alta, no? Per una notte. Consigliere Rapinese, no, scusi, forse l'ho fermato a te. Consigliere Rapinese, quando parlo di movimento, quando si parla del movimento sociale, delle persone che sono scese in piazza per difendere un'idea, per delle persone che sono morte per portare in alto la nostra bandiera, non accetto prese in giro da parte di nessuno, e men che meno dal consigliere Rapinese, che prima di parlare del nostro partito, vecchio partito, e parlare delle persone che sono morte per quel partito, si deve pulire la bocca e non parlare ancora di queste persone. La prego, quando interviene lei, nessuno, il consigliere Coreggio non ha aperto bocca, non ha proferito parola, l'ha ascoltata in silenzio. Quindi senta consigliere Coreggio, se poi ci sarà qualche riferimento a lei, ha diritto di intervenire per fatto personale, se io riconoscerò il fatto personale, però permettiamo ai consiglieri di intervenire in maniera serena, quantomeno perlomeno serena. Prego consigliere Coreggio. Allora, il PDL come
partito di maggioranza relativa in questa città, come partito di maggioranza relativa in Lombardia, come partito di maggioranza relativa a livello nazionale, non accetta minacce, non accetta minacce da nessuno, tantomeno da chi rappresenta la lista civica che ha preso neanche il 10% in questa città. Il PDL è ovvio ed evidente che non potrà scendere a patti con chi minaccia di presentare in quest'Aula centinaia e centinaia di emendamenti bloccando l'attività amministrativa, bloccando i servizi sociali, bloccando l'asfaltatura delle strade, bloccando il rifacimento dei marciapiedi, bloccando qualsiasi attività di questa amministrazione finché non verrà approvato il bilancio. Se il consigliere Rapinese ha intenzione di presentare decine e decine di emendamenti, va bene, non c'è problema. Noi non scendiamo a patti con lei, consigliere Rapinese, noi non ci sediamo a un tavolo come lei, perché non siamo assolutamente interessati a fare politica con chi fa politica come lei, con le minacce continue, con gli insulti continui agli altri consiglieri. Non ci interessa, consigliere Rapinese, prenda la sua strada, vada dove vuole, noi non la seguiremo. Se ci sarà bisogno di fare oltranza dal lunedì al lunedì dopo, 24 ore continue tutti i giorni, ci troveremo il modo per essere in quest'aula in 21, in 14 per quelli che serviranno. Ma noi con lei a queste condizioni non scenderemo a patti, oggi, domani e mai. Grazie, consigliere Coreggia, consigliere Putti. Può essere ripetitivo, ringrazio il capogruppo per il appassionato intervento. Consigliere Rapinese, alla pari del consigliere Coreggia, io ascolto in silenzio i suoi interventi. Gradirei faccia altrettanto anche lei. Ha richiamato, è stato illuminante il discorso del consigliere Rapinese di poc'anzi, perché ha fatto finalmente un'affermazione, o meglio, ha finalmente fatto intendere la sua idea di politica per la nostra città. Sicuramente abbiamo fatto errori e l'abbiamo anche riconosciuto, ma finalmente abbiamo capito che la politica, e qui non c'è fatto personale che tenga perché la registrazione è agli atti, per il consigliere Rapinese è ostruzionismo. Bene, ma vado oltre. Abbiamo sentito accuse nei confronti di consiglieri che si sono impegnati nel corso di questo quinquennio, ma non solo, perché ricordo e riconosco al consigliere Leonetti anche nel passato, nei passati mandati, l'attenzione e la sensibilità verso il tema del Politeama, di non aver avanzato proposte. Non è vero che sul Politeama non sono state avanzate proposte. Sono state fatte diverse sedute di commissione, sono state fatte sedute di commissione alla presenza dei vertici del Politeama e sono state fatte sedute di commissione terza, ad esempio, senza la presenza dei vertici del Politeama. All'interno di tutte le sedute si è cercato di avanzare delle proposte, si è cercato di ragionare, discutere su delle proposte, ma non è accettabile che si cerchi di fare della demagogia accusando nella fattispecie il consigliere Leonetti piuttosto che altri. Riconosco il consigliere Cantoro la medesima sensibilità sul tema, ma non è l'unico all'interno della minoranza di non aver mai avanzato alcuna proposta sulla questione del Politeama. In ultimo, Presidente, non abbiamo bisogno di fare battaglie e guerre, lo diceva poc'anzi il consigliere Rapinini, il consigliere Coreggia, ma non accettiamo neanche la provocazione di sentirci dire che non usciremo vivi da quest'Aula nell'approvazione di questo bilancio. Grazie, consigliere Butti. Consigliere Lucini. Prego, consigliere Lucini. Io condivido il profondo disagio del consigliere Magatti, perché vedo che il baratro che si è aperto davanti a questo consiglio non trova fine. Penso che le prove di forza da parte di chiunque non portino da nessuna parte. Non condivido gli strumenti usati dal consigliere Rapinese per sostenere una sua idea, una sua valutazione che ha argomentato, spiegato, e credo che non sia opportuno, al di là del fatto che sia lecito o meno, forzare in questi termini le attività del Consiglio. Trovo un po' discutibile anche il mostrare
sollevare i muscoli da parte del PDL, perché di muscoli mi sembra che ne siano rimasti molto pochi, quindi forse non varrebbe la pena di assumere questi toni da potenza che non esiste più. Io vorrei ribadire che come gruppo siamo favorevoli al fatto che l'obiettivo di acquisizione del Politeama venga perseguito. Quindi questo è il primo punto nel merito. Il secondo punto è, vorrei far notare che noi abbiamo speso un'ora la sera precedente, stiamo perdendone non so quanto questa sera, per un semplice motivo, per il subemendamento presentato da Lionetti, Arcellaschi e altri. E mi dispiace che anche gli organi di informazione non se ne siano resi conto, li hanno trattato come il geniale strumento machiavellico per salvare il Consiglio Comunale. Il parere degli uffici era chiarissimo, gli emendamenti dal 15 al 227 sono tutti inammissibili perché sono incoerenti con la relazione previsionale programmatica. Quindi l'emendamento 15 del consigliere Lapinese, senza il subemendamento che lo rendeva coerente con la relazione previsionale programmatica, era inammissibile, così come tutti gli altri che seguivano. Si dirà, poteva farlo lui, benissimo, ma che lo faccia lui, non lo faccia chi poi lo fa per votarci contro. L'altra cosa paradossale, che alla fine di questa farsa, quando sarà bocciato dagli stessi proponenti questo subemendamento, e io non ho nessuna intenzione di partecipare a questa farsa, l'emendamento 15 di Rapinese tornerà inammissibile perché è incoerente con la relazione previsionale programmatica, e ci stiamo stracciando le calze da 2 ore e stiamo parlando da secoli, terrificati da questi 200 emendamenti che sono stati dichiarati dagli uffici inammissibili. Allora, mi sembra che veramente non ci sia fine alle stravaganze di questo gruppo.